discute in Parlamento sulla legge, sulla questione del finanziamento pubblico ai partiti, insomma. Abbiamo già detto chiaramente che siamo per l'abolizione di ogni forma di finanziamento ai partiti, quindi... Come vede questo stallo, insomma, a livello romano, parlamentare? I partiti non vogliono far venire meno il finanziamento, perché solo i partiti che hanno una forte presenza sul territorio e hanno possibilità di autofinanziarsi, come facciamo noi con le feste, possono resistere, gli altri no. O hanno un grande finanziatore dietro, o se no sono in difficoltà. Ma noi siamo assolutamente d'accordo con la posizione di chi dice va abolito. E questa proposta del Presidente del Governo non è completamente soddisfacente, però va nella direzione giusta. Da ieri anche il ministro... Una notizia lombarda, che ho ricevuto questa mattina una lettera del sindaco Pisapia che dice di non essere interessato a partecipare all'accordo di programma per la città della salute di Sesto. Quindi si sfila il comune di Milano ufficialmente da questa iniziativa. Sapevo della contrarietà del comune di Milano, non cambia niente questo, nel senso che noi andremo avanti comunque in quella direzione. Quindi si farà Sesto a questo punto? E non è cambiato nulla rispetto, cioè questa mossa del comune di Milano era attesa. Oggi è stata formalizzata, sapevo della contrarietà del sindaco di Milano, del comune di Milano, però non modifica le cose. Prendo atto di questa decisione, l'ho incontrato peraltro Pisapia questa mattina, lo sapete, no? Stai dando tutta una serie di notizie. Sì, ma era un incontro già previsto per discutere di tanti temi della collaborazione tra Comune e Regione che sta funzionando. Abbiamo parlato di tanti temi, questioni legate soprattutto alle attività culturali, con alcune cose interessanti che non vi dico perché le stiamo verificando, le stiamo valutando. Però ci sono iniziative comuni che abbiamo deciso di prendere sul tema della cultura. Ve ne dico solo uno, per esempio, per contrastare questa misura del governo che toglie fondi del Fondo Unico Spettacolo alla Lombardia per dargli al Lazio. È una cosa che grida vendetta, sulla quale io e Pisapia ci abbiamo deciso di fare un'azione comune nei confronti del governo e del Parlamento. E la presidenza della Fondazione Fiera attendeva una risposta. È arrivata. Pisapia è d'accordo sul nome che io ho fatto e io ho dato il mio consenso sul nome che lui ha fatto come vicepresidente, perché col nuovo statuto il vicepresidente nominato dal comune è nominato d'intesa con la regione. Quindi oggi alle 2:30 faremo una giunta per approvare. Ieri ho comunicato alle parti sociali, così come prevede la legge, l'orientamento della regione. Oggi facciamo una giunta al volo per nominare il presidente, indicare il presidente della fondazione nella persona di Cavalier Benito Benedini. La delibera di giunta verrà in consiglio e il 30 è prevista la discussione e la votazione in consiglio. Il vicepresidente sarà? Chiedetelo a Pisapia. Sì, bravo. Come? Martinengo. Oggi in discussione ci sarà tra le altre cose un ordine del giorno che chiede alla Giunta di fare delle iniziative contro il razzismo. È favorevole? Assolutamente sì. Noi non siamo, la Lega, parlando di Lega, no? Voi che l'accusate sempre di essere razzista, noi non siamo razzisti. Ogni tanto c'è qualcuno che magari va sopra le righe, però noi siamo per l'integrazione, noi siamo per il rispetto delle regole, chiunque siano quelli che devono rispettarle. E la dimostrazione è in quella ricerca del CNEL, pubblicata 3 giorni fa, che dice che dal punto di vista degli immigrati che vivono nelle regioni, dal loro punto di vista, la regione dove si sentono più e meglio integrati è il Piemonte e quella dove si sentono meno integrati è la Calabria, preceduta dalla Puglia. Guarda un po', la Puglia è la regione la penultima nella graduatoria del gradimento del sentirsi integrati da parte degli cittadini extracomunitari. Quindi questo, che la Lega è razzista, è un luogo comune. Sono assolutamente contrario a ogni forma di razzismo e qualunque iniziativa mi venga proposta in questo
questa direzione sono assolutamente favorevole. Ecco, ma se lì si prevede anche un corso di formazione per gli amministratori locali, lo dico bipartisan perché hanno sbagliato un po' tutti, anche Sell. Infatti, ma corso di formazione, questi sono i principi, sono i presupposti dell'azione politica, il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, quindi adesso leggerò l'ordine del giorno, ma sono favorevole a cose che siano ragionevoli, se sono cose ideologiche no, ma se è una cosa ragionevole sì.